microfono là in alto? No. Vabbè, ci sono, c'è una platea di timidi. Non è cattiva, la disegno. Cosa fa stasera? Eh? Cosa fa stasera? È una domanda? Potrebbe essere una domanda valida. Spero che non ho sentito. No. Che cosa fa questa sera a Milano? Una seconda domanda qui e poi c'è una domanda là. Volevo chiedere, secondo lei questa serie TV vuole esprimere qualche messaggio o riflettere in qualche modo la società di oggi? It's a little bit of both. I think it does reflect today's society. We're using contemporary state of affairs in the show. So I think people can relate to them, you know, concerns we have about healthcare, the idea of being infiltrated at your borders, this idea of terrorism is something we deal with a lot now. Io direi che entrambe le cose sono vere, perché da una parte riflette la società odierna e poi usiamo moltissimi spunti dell'attualità. Ad esempio c'è la preoccupazione per la situazione sanitaria, per l'assistenza sanitaria, così come il terrorismo, le minacce del terrorismo, che sono argomenti molto molto attuali. And I think the show also has a message, which I guess we'll see what it really is as the show progresses, but humans are fighting back. E poi la serie ha anche un messaggio da trasmettere, il messaggio poi verrà visto a mano a mano che vedrete le puntate, però che gli umani reagiscono, gli umani hanno questa forza di reagire. C'è una domanda in mezzo ma manca il microfono, adesso sta portando un po' un'altra lì, perfetto. Poi dopo c'è una qui in mezzo, alza la mano se no non ti vedo un ragazzo. Volevo chiedere quanti episodi sono stati girati in America, se hanno avuto successo e se sono previste altre stagioni della... I hope that we'll come back for a second season. We're waiting to hear back. We've shot 12 episodes and it's gone very, very well in the US. Beh, prima di tutto spero che potremo tornare con una seconda stagione. Abbiamo girato 12 episodi per la prima stagione, in America è stato un grande successo. In fondo l'ultima fila, giusto? Sì, esatto. Volevo chiedere... Ah, in piedi così ti vediamo. Okay. Lei interpreterà una visitor, volevo chiedere se crede nell'esistenza di altre forme di vita. I believe that there is some life out there somewhere. I don't believe in aliens necessarily, but I believe that there is something other than Earth out there that has life on it. Credo che ci siano altre forme di vita dell'universo, non credo necessariamente negli alieni come ce li immaginiamo noi, però penso che a parte la Terra ci siano altre forme di vita. Anna ed Erika hanno in comune il fatto che sono due madri, ci sarà un faccia a faccia diretto tra loro in maniera anche Anna e lei, Erika è la bionda per la se ci sarà un faccia a faccia diretto tra le due, anche perché il loro modo di essere madre è molto differente ed è, sarebbe interessante credo se c'è già stato questo confronto via via, anche se fin dove sono arrivato io non c'è stato e se ormai è qualcosa che gli autori credono sviluppati. Dipende da dove sei arrivato tu. Molto avanti. Ho un cugino dall'America che si chiama internet. BitTorrent. Cugino torrent. Adesso va re. Yes, there will be a meeting between Erica and Anna. Anna becomes more and more involved with her son Tyler, with Erica's son. So Erica finds herself in a position of having to confront Anna and to
you know, they have this, a very tense moment where they meet that I'm sure will be very satisfying to the audience. Beh, la risposta è sì, ci sarà questo incontro tra Erika e Anna, proprio perché Anna svilupperà sempre più la relazione con il figlio di Erika, quindi le due donne si dovranno confrontare a un certo punto. Sarà un momento molto forte di tensione, quindi seguitelo, perché per tutto il pubblico sarà veramente un momento interessante di suspense. Ciao, vorrei chiedere se Anna ha almeno una parte di bontà dentro di sé o qualcosa di buono che prima o poi verrà fuori. The wonderful thing about this show is that every character has a little bit of good and a little bit of bad in them. And I think I would be wrong to say that Anna is just evil. She has a cause that she believes is very right to fight for. Beh, io penso che la bellezza della serie sia proprio che ogni personaggio ha un lato, dei lati positivi e dei lati negativi. Sarebbe sbagliato dire che Anna è solamente una cattiva, perché lei ha una causa per la quale lotta e crede in questa causa. And by the end of the 12 episodes, you will see a face of Anna that you would never expect to see. E quando avrete visto tutti i 12 episodi, vedrete anche una faccia di Anna che...